La segretaria del Partito Democratico Elly Schlein nel Reatino per incontrare lavoratori, militanti, simpatizzanti, sindacati e cittadini. Primo incontro a Farasabina con i lavoratori del polo della logistica, i dipendenti di Amazon e non solo, per i quali il problema principale restano i contratti a termine. Siamo al loro fianco come sempre. Poi la visita in città nella sede del PD in via Fratelli Cervi. Ad accoglierla il segretario provinciale Andrea Di Giacobbe e quello cittadino di Fazio, oltre alla consigliera regionale Marta Bonafoni. Questa è la nostra sede e la sede va vissuta e non c'è modo migliore per viverla se non ospitando e avendo l'onore di ospitare la nostra segretaria nazionale, Elly Schlein, che ringraziamo ovviamente moltissimo. Sul lavoro Schlein si è soffermata, ricordando anche da Rieti la proposta del salario minimo e lanciando una stoccata a Salvini, ribadendo come sacrosanto il diritto allo sciopero. E poi la scuola e l'università, le europee sempre più vicine, i servizi necessari alle persone. È cambiare un po' l'idea, il modello di sviluppo che in questi anni si è rivelato, diciamoci la verità, del tutto insostenibile. Un modello di sviluppo che aumenta le diseguaglianze, sapendo di farlo, perché pensa che le diseguaglianze alla fine dei conti siano il prezzo da pagare sull'altare del profitto a tutti i costi. Al centro del dibattito soprattutto la sanità, con le problematiche nazionali amplificate in territori interni come quello del Reatino. Siamo in mezzo ad una battaglia feroce, dobbiamo dirci la verità. Stiamo discutendo in queste ore dentro al Parlamento una manovra che è una manovra iniqua, perché taglia sui servizi pubblici fondamentali. Taglia sulla sanità pubblica e mentono spudoratamente agli italiani dicendo che stanno facendo il più grande investimento, quando in tutto il mondo la spesa sanitaria è calcolata in riferimento al PIL. E sono gli stessi numeri del governo che fanno vedere che da quando Giorgia Meloni si è insediata la spesa sanitaria ha cominciato a scendere.